Allora, buongiorno a tutti i partecipanti che si sono già collegati, buonasera a chi si collega dall'Australia. Ho due slide che abbiamo preparato a ICE Sydney e vorremmo condividere con voi, giusto per ricordarvi qual è il programma di oggi. Dovreste vedere le slide ora, vediamo. Allora, partiamo dalla prima. Questi saranno gli speaker di questo primo webinar. Abbiamo appunto il piacere di avere ospite l'ambasciatrice d'Italia in Australia, Sua Eccellenza Francesca Tardioli, il nostro keynote speaker, l'ingegner Nicola Sasanelli, CEO dell'Andy Thomas Space Foundation, e più tardi avremo anche il piacere di parlare con l'ingegner Pirrelli e l'ingegner Mantegazza, rispettivamente di SeaTile Australia e di Leonardo Australia. Bene, io adesso darei la parola subito all'ambasciatrice e nulla, prego, ambasciatrice. Grazie, grazie mille. Buongiorno a tutte e a tutti. Benvenuto da parte mia a questo evento suddiviso in 2 giorni, con il quale intendiamo fornire una panoramica sul settore spazio in Australia e sulle opportunità, di collaborazione per tutte le parti interessate italiane. L'economia, spaziale è un settore sempre più importante a livello mondiale, l'industria spaziale svolge un ruolo cruciale nel funzionamento delle nostre società, grazie all'utilizzo insostituibile della tecnologia satellitare nella navigazione, nelle comunicazioni, nell'amplissima gamma di servizi per l'osservazione della Terra. L'industria spaziale in tutto il mondo sta crescendo ad un ritmo senza precedenti e si prevede che raggiungerà un valore di oltre 1 trilione di dollari entro il 2040, anche dopo gli effetti dirompenti della pandemia, in corso. La pandemia sicuramente ha interferito con la naturale evoluzione dell'industria spaziale, impattando parecchio sullo sviluppo di numerosi progetti e missioni, però nello stesso tempo ha ulteriormente evidenziato il grande potenziale dei servizi satellitari, ad esempio, anche per l'esplorazione spaziale, per la difesa e dell'intero comparto spazio. L'Italia e l'Australia, veniamo a noi. Condividono molti interessi quanto ad industria dello spazio, hanno come sistemi varie complementarietà, sono due paesi vicini, amici, che condividono gli stessi valori e principi. In una parola sola, like-minded. L'industria spaziale italiana è quarta in Europa e settima a livello mondiale ed è una delle poche al mondo a coprire l'intera filiera spaziale. La nostra industria infatti include i grandi integratori di sistema, a titolo di esempio Thales, Alenia, Space, Avio, circa 200 piccole e medie imprese spaziali impegnate in attività upstream e downstream, un numero crescente di start-up in grado di innovare e anticipare i nuovi trend tecnologici, 12 cluster tecnologici, un cluster nazionale, 3 associazioni aerospaziali nazionali. Nel campo dell'istruzione superiore, anche questo è un campo, un'area molto importante, l'Italia ha 7 facoltà di ingegneria aerospaziali, di cui 4 tra le prime 50 a livello mondiale. Per non parlare delle facoltà di altri rami dell'ingegneria, degli istituti di ricerca che si concentrano su settori legati all'aerospazio, come l'intelligenza artificiale, robotica, comunicazione e osservazione della Terra. L'Italia è il terzo maggiore contribuente dell'Agenzia Spaziale Europea e grazie anche alla storica collaborazione con la NASA, il nostro paese ha avuto un ruolo di primo piano nella costruzione, nella messa in atto, messa in servizio della Stazione Spaziale Internazionale. Infine, lasciatemelo dire, siamo tutti davvero orgogliosi, orgogliosissimi dei nostri 7 astronauti, tra cui Samantha Cristoforetti, che per la seconda volta nella primavera dell'anno prossimo si recherà sulla Stazione Spaziale Internazionale e sarà questa volta la prima donna astronauta europea ad assumere il ruolo di comandante della stazione. Per
Questo tanto per dire che cos'è il settore spazio in Italia. Il settore spazio in Australia, invece, sta crescendo rapidissimamente con una determinazione incredibile per raggiungere l'obiettivo di triplicare il contributo di questo settore al prodotto interno lordo, con l'obiettivo appunto di arrivare a 12 miliardi di dollari e creare altri 20.000 posti di lavoro entro il 2030. Le due agenzie spaziali, ASA e ASI, l'agenzia australiana e quella italiana, hanno già firmato un memorandum di intesa per facilitare la collaborazione tra i due paesi e alcune aziende italiane, sentiremo più avanti, ma ad esempio Sitael, Leonardo, Igeos, Tivac, stanno già lavorando in Australia con partner australiani e hanno veramente co proficue collaborazioni, altre ne stanno fiorendo anche nel mondo accademico e ne sapremo di più durante i webinar. Io penso che nonostante già le basi siano chiaramente gettate, ci sia ancora tanta opportunità per migliorare ed accrescere il partenariato bilaterale e la cooperazione tra Italia e Australia, ma anche tra industria, accademia nei nostri due paesi. Da parte mia vorrei anche ricordare a chi ci ascolta dall'Italia che la cooperazione nel settore industriale è una priorità assoluta per tutto il sistema Italia qui in Australia e anche l'organizzazione di questa attività ne è una dimostrazione. L'ambasciata, i consolati, ricordo che sono cinque, presenti in modo capillare sul territorio di questo paese che è un continente. L'Istituto per il Commercio Estero, le Camere di Commercio italiane in Australia, e ringrazio qui la Camera di Commercio di Sydney, e tutti insieme stiamo lavorando per accelerare la conoscenza reciproca e l'integrazione e l'interazione tra i due sistemi spazio. Durante le mie missioni di lavoro in South Australia ho avuto l'opportunità di visitare a vari stadi e quindi anche di vedere l'incredibile sviluppo rapidissimo, visitare, dicevo, la sede dell'Agenzia Spaziale Australiana, a Lot 14, e di rendermi conto dei progressi incredibili, proprio straordinari, nel giro di appena 3 anni nell'istituzione e nella crescita dell'Agenzia Spaziale Australiana. E da quel momento, da quando ho preso coscienza, pochi mesi dopo del mio arrivo, era febbraio 2020, la prima volta che mi sono recata a Lot 14, da quel momento ho stabilito che l'Italia parteciperà a ciascuno dei futuri Australian Space Forum che si tengono con cadenza semestrale ad Adelaide, proprio con l'obiettivo di promuovere opportunità bilaterali nel settore dello spazio e potenzialmente anche oltre al settore spazio. Ringrazio qui in particolare l'ingegner Sasanelli e il dottor Andy Coronios per aver accettato di essere i protagonisti dei due webinar. Ringrazio naturalmente per la partecipazione l'ingegner Pierluigi Pirrelli di Sitael Australia, l'ingegner Giorgio Mantegazza di Leonardo Australia, due esempi di aziende che già operano qui in questo paese. Ringrazio i professori Michele Trenti dell'Università di Melbourne, Roberto Sabatini del Royal Melbourne Institute of Technology che presenteranno esempi di collaborazione bilaterale a livello accademico ed industriale. Con questo credo di aver esaurito i miei 5 minuti. Auguro a tutti buon lavoro e buon proseguimento. Grazie mille ambasciatrice, grazie mille e buonasera. Adesso io permettetemi di leggere solamente poche righe non esaustive su l'ingegner Nicola Sasanelli. L'ingegner Sasanelli ha una vasta esperienza sia dal lato italiano sia da quello australiano. Si è laureato a Bari in ingegneria elettronica e ha iniziato la sua carriera presso il centro di ricerca Technopolis S&T di Bari, prima di diventare addetto scientifico presso l'ambasciata d'Italia a Canberra dal 2001 al 2008. In seguito la sua esperienza
In Australia lo ha visto in particolare nelle vesti di, nel 2016, direttore del progetto Space Industry and R&D Collaborations presso il Dipartimento della Difesa del South Australia, nel 2017 quale direttore del South Australian Space Industry Centre, nel 2019 quale Director of Communications and Outreach dello SmartSat Cooperative Research Centre, nonché Senior Advisor del South Australian Space Industry Centre. Ingegner Sasanelli è anche CEO dell'Andy Thomas Space Foundation. Bene, Nicola, grazie mille. Take it away, come si dice da queste parti. Benissimo, grazie, grazie in particolare a Sua Eccellenza l'ambasciatrice che ha voluto questo evento, perché ricordo che in uno dei nostri incontri è venuto fuori questa idea di informare in modo capillare la comunità italiana appunto del settore spazio in Australia, quindi abbiamo identificato questi due momenti. Questa sera io parlerò un po' in generale di quello che è accaduto negli ultimi 5 anni in Australia nel settore spazio, che sono anni determinanti perché prima non c'era, almeno il settore spazio non era maturo, anche se storicamente, come vedremo, le prime attività spaziali risalgono al dopoguerra, nel 1946-47. E quindi vorrei dare qualche informazione molto più strategica, in modo tale da poter permettere ai nostri imprenditori italiani di pensare in che modo possono collaborare con l'Italia, in che settori collaborare con l'Australia, in che settori. Invece domani il mio collega, il professor Andy Coronius, che è il CEO del Cooperative Research Centre, che è la principale organizzazione di ricerca nel settore spazio in Australia, entrerà più nel dettaglio su quelle che sono le aree tematiche, quindi in particolare per una cooperazione di ricerca e sviluppo, e soprattutto parlerà anche dell'opportunità di queste borse di studio che sono offerte dal CRC per PhD, quindi percorsi di dottorato di ricerca, che sono abbastanza importanti perché soprattutto in questo momento c'è un grande interesse nel settore spazio, quindi su alcuni argomenti si potrebbe veramente trovare una soluzione comune. Provo a mettere, vediamo un po'. Penso di esserci riuscito. Sì, non so se le slide Perfetto. sono visibili, perfetto. Quindi ancora grazie all'ambasciata, all'ambasciatrice per aver organizzato questo evento e anche all'addetto scientifico Anna. Io cerco di correre su queste slide perché vorrei dare maggior tempo possibile per le varie richieste e domande. Storicamente l'economia dello spazio si divide in 3 aree, quella dell'esplorazione, della sperimentazione e dell'exploitation. E sono, diciamo, tre attività che sono legate a delle epoche storiche, no? Quindi, voglio dire, fino al 1998 abbiamo questa corsa allo spazio, soprattutto finanziata dai governi. Quindi abbiamo la spesa nel settore spazio dava l'80% a fronte delle attività statali e il 20% sostenute dalle attività commerciali. Nel 98 troviamo questa inversione, abbiamo che il 50% della spesa nel settore spazio è sostenuta dalle aziende, quindi in modo commerciale, il 50% dai governi e fino ad arrivare ai nostri anni, quindi dal 2013 fino ad oggi, dove la spesa
dell'attività spaziale è finanziata per l'80% nell'ambito di attività commerciali, quindi da aziende private, e invece il 20% dai governi statali, federali. Dal governo. Quindi in modo particolare questo è uno spaccato del 2018, ma i dati più aggiornati sono disponibili, ma non cambiano di molto, ma io riesco ad avere un dettaglio maggiore con questi, quindi perdonatemi per l'obesità di questi dati, ma non differiscono dagli ultimi. Quindi abbiamo un 20% sostenuto dalla spesa spaziale, nel settore spazio sostenuto dai governi. Come potete vedere, il 50% di questo è a fronte negli Stati Uniti d'America, abbiamo circa 48 miliardi di dollari americani. La metà di questo, circa 22, sono della NASA, la restante parte nel settore della difesa. E lo stesso lo ritroviamo anche per i paesi non US, abbiamo circa un 38 miliardi di dollari americani, la metà è sulla parte diciamo civile, la restante è sulla parte militare. Quello che invece è importante, come appunto poi l'ambasciatrice parlava delle proiezioni future del settore spazio, qui possiamo vedere come circa il 65%, 55% è legato all'attività commerciale, ma soprattutto dei servizi, quindi broadcasting, navigation, Earth Observation. Quindi questo settore già oggi è un settore molto importante, rappresenta il 55%, a fronte delle infrastrutture, quindi sempre commerciali, ma settore lancio, il manifatturiero, le ground station, che era il 24%. La crescita, come diceva appunto l'ambasciatrice, è molto sostenuta, si parla dell'8.1% all'anno di crescita, ed è nell'ambito dei settori della knowledge economy risulta essere tra i più rilevanti, più importanti. Cosa succederà in futuro? Appunto l'ambasciatore riportava dell'1.1 trillion, quindi miliardi di miliardi, no? 1.3 trillion 2024, che significa quasi tre volte il revenue di attuale. Ma quali sono i settori che cresceranno più in fretta e che cresceranno di più? Appunto lo rivediamo sempre uno degli economisti più accreditati nel settore spazio, Morgan Stanley, riporta che il satellite broadband è quella che avrà maggiore rilevanza nel settore economico dello spazio, col 50%, ma nei prossimi 10 anni vedremo crescere quasi del doppio il Earth Observation e anche il PNT circa 3 volte. Quindi, come vuol dire, il messaggio che viene dato da queste proiezioni è che quel 55% di servizi nell'ambito dell'attività commerciale sarà quello predominante nella crescita. Ovviamente tutti sanno che significa spazio nella nostra vita quotidiana, no? Lo ritroviamo dappertutto, al fine di incrementare l'efficienza e la competitività di settori come l'agricoltura, come i trasporti, come l'educazione. Ovviamente il space based technology è abbastanza rilevante, ma in Australia, e questo è un dato abbastanza importante, in accordo al Australian Bureau of Statistics, sono riportate circa 1.4 milioni di aziende, e queste sono piccole, grandi aziende, che noi riteniamo possono crescere meglio e quindi possono essere più competitive attraverso l'innovazione di servizi tecnologici basati sul satellite. E quindi questo secondo me è un po' un dato interessante per
coloro che dall'Europa, dall'Italia, intendono in qualche modo investire in Australia. Come poi vedremo dopo, ma voglio dire, educare l'end user, che sarebbero appunto le aziende che operano in questi settori, all'utilizzo delle tecnologie basate su satellite, questa è una delle challenge, una delle sfide che noi abbiamo. E ovviamente aziende mature che operano in Italia e in Europa da molti anni, ricordo per esempio ci sono delle aziende che lavorano nel settore vitivinicolo, dove in qualche modo attraverso i dati del satellite sono in grado di identificare se la qualità dell'uva, del vino può essere migliorata, è all'altezza degli standard, eccetera, eccetera. Quindi in Italia, voglio dire, hanno lavorato molto, i GEOS è veramente all'avanguardia su questo, e colgo l'occasione per ringraziare Fabio Volpe, che è il Head of Optical and Prospectical IGEOS di Roma, che sarà uno dei nostri speaker al prossimo forum. Quindi è proprio perché hanno veramente the best practices. Quindi questo è uno spaccato che può essere di interesse per le nostre aziende italiane. Brevemente vi faccio una storia, perché è importante capire come si è evoluti in Australia in questi ultimi 5 anni. Come dicevo prima, nel 1947 sorge questo Woomera Rocket Range, che è un'area in South Australia che è grande quanto l'Inghilterra, come ha, sono parlando di 140.000 chilometri, e qui ha avuto anche i primi passi dell'Agenzia Spaziale Europea, all'epoca era chiamata ELDO. Quindi è molto importante rilevare come l'Australia sin dal 47 era attiva nel satellite, poi no, io posso dire che si è un po' persa. Nel 67 ha realizzato il suo primo satellite, sembra il terzo lanciato dal territorio nazionale, che è stato lanciato proprio da Woomera. Nel 96 abbiamo avuto il primo astronauta, che ovviamente è diventato poi cittadino americano per andare sul Columbia, quindi 4 missioni, in totale 177 giorni nello spazio. Nel 2002 c'è stato questo FedSat, un secondo satellite lanciato però in Giappone. Nel 2011 è partito questo South Hemisphere Space Study Program, che è un'attività congiunta con International Space University Strasbourg e l'Università del South Australia. Nel 2010-2013, grazie anche un po' a un movimento che è cominciato a sorgere, soprattutto in South Australia, in Adelaide, siamo riusciti a convincere il governo federale nel finanziare 40 milioni di dollari per l'Australian Space Research Program. È stata proprio una goccia che ha in qualche modo iniziato una serie di attività, tra cui anche il BID per l'International Satellite Conference 2017, che è stato proprio il punto di cambio della derivata. Infatti da questo momento in poi, da quando appunto nel 2014 abbiamo vinto la possibilità di avere la conferenza qui ad Adelaide, è nato un po', c'è stato il rinascimento dello spazio in Australia. 2015 noi rivendichiamo come South Australia la decisione di creare il primo ufficio nel settore spazio in Australia, però voglio dire nell'ambito del governo del South Australia, di uno Stato. E nel maggio 2016, io appunto ero qui il primo direttore, nel 2016 abbiamo organizzato il primo forum, come ricordava l'ambasciatrice, con 80 persone presenti. Maggio 2016, il prossimo sarà la 12ª edizione, il 15 settembre, vedremo poi dei dettagli successivi. Ma l'ultimo abbiamo avuto 1100 presenze con un'area espositiva di 65 espositori.
Ancora all'inizio del 2016 abbiamo generato la prima strategia importante, la vedremo poi nei dettagli che cosa ha riportato, e anche l'Associazione degli Industriali, The Space Industry Association of Australia, è venuta e ha pubblicato per la prima volta un rapporto dove in qualche modo metteva in difficoltà i nostri politici e evidenziava questa grande lacuna nel settore spazio, in modo particolare perché c'è tanta storia. Nel 2017 Canberra decide di organizzare un gruppo di esperti per valutare la situazione e consigliare il governo federale, il primo ministro, sul da farsi in questo settore. Intanto nel settembre del 2017 organizziamo questa conferenza, 4.500 presenze, e il ministro Birmingham, rappresentando il primo ministro australiano, annuncia la creazione dell'Agenzia Spaziale Australiana. Grande, grande felicità per tutti quanti noi, e quindi voglio dire, comincia qui l'interesse non solo nazionale, posso dire anche non solo quello statale attorno allo Stato Australia, perché da qui ora cominciano tutte le riflessioni per la creazione del Lot 14, di quello che poi è avvenuto dopo 4-5 anni. Intanto il governo del Stato Australia stanzia 4 milioni di dollari per sostenere lo spazio nelle giovani generazioni, quindi abbiamo delle borse di studio per giovani che intendono girare il mondo, quindi andare negli Stati Uniti, in Europa, presso l'ESA, presso la NASA, e quindi ci sono delle borse di studio dedicate, ma non solo, abbiamo creato dei fondi per l'incubatore di start-up nel settore spazio. Ovviamente nel 2018 l'Expert Reference Group viene con pubblica il suo rapporto, nel rapporto è chiaro l'indicazione di creare un'agenzia spaziale australiana. Nello stesso tempo, sempre questo gruppo un po' attivo ad Adelaide percepisce che questa agenzia spaziale australiana non aveva la dote di gestire attività di ricerca, cioè l'attività spaziale nasce appunto nel 2018 e viene inaugurata nel 2019 con 41 milioni di dollari, che più o meno erano, voglio dire, delle risorse giusto e necessaria per instaurare l'ufficio e poche iniziative. Quindi avevamo capito che se noi in qualche modo trovavamo un programma finalizzato a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo tecnologico nell'ambiente spaziale, andavamo in parallelo con le attività dell'Agenzia Spaziale, quindi potevamo sostenere l'attività dell'Agenzia Spaziale. C'è un programma in Australia che è chiamato appunto Cooperative Research Center, ha un budget annuale di circa 170 milioni, quindi 170 milioni all'anno. Quindi noi abbiamo presentato una proposta che dopo, diciamo, fortunati, bravi, eccetera, è stata approvata, e parleremo qualche slide su questo, poi domani professor Andy Coronio spiegherà maggior dettaglio su questa attività qui. Nel giugno del 2018 viene inaugurata, appunto, tagliato il RAPE dell'Agenzia Spaziale Australiana, e ovviamente nell'aprile 19 viene fuori la prima strategia, il primo documento strategico, e sono indicazioni importanti di come l'agenzia si muove. Nel 19, come dicevo prima, SmartSat viene approvato, quindi un anno di lavoro, ma alla fine tutti contenti, 245 milioni di dollari su 7 anni, e in qualche modo la parte della ricerca e sviluppo
viene coperta. C'è un accordo particolare con gli Stati Uniti con 150 milioni di dollari, molto importante per alcune attività che poi sono sorte, e nel 2020 sempre questo gruppo di persone in qualche modo aveva capito che l'agenzia spaziale serviva un po' per tutto ciò che è strategie, regulation, eccetera, e lo Smart Science C serviva un po' per sostenere la ricerca, quindi abbiamo creato questa fondazione per sostenere Education, Workforce and Outreach nel settore spazio. Diciamo prima, nel marzo 21 abbiamo avuto il forum con 1157 e ovviamente abbiamo inaugurato il Space Discovery Center, un bellissimo museo disegnato da Questacom e in qualche modo gestito dall'Agenzia Spaziale Australiana, e noi speriamo che in futuro possa essere in qualche modo gestito dalla fondazione. Dicevamo prima dell'allineamento strategico di questi tre documenti, è molto importante perché evidenzia un po' come aree tematiche sono state considerate, e questo periodo mi ricorda molto il 1988, che io ho vissuto in prima persona quando ero a Roma e quando con il professor Guerriero si è appunto creato l'Agenzia Spaziale Italiana. Quindi ci sono molte analogie, per esempio l'importanza del settore della ricerca, l'importanza del settore imprenditoriale, dell'azienda. Quindi sono tutti problemi che stiamo avendo noi oggi qui in Australia e che avevo vissuto in prima persona a Roma. Però ecco, la genesi di questi tre documenti io penso sia molto importante. In South Australia, come dicevamo prima, nel 2016 implementa questa strategia con sette priorità che sono tutte realizzate nel giro di due anni, e ovviamente ci sono i tre componenti importanti, che è quella dell'outreach, dell'awareness, cioè stimolare la comunità alla consapevolezza dell'importanza dello spazio nelle attività giornaliere. Ovviamente a quel tempo per noi posizionare South Australia come il National Hub, quello che poi è successo, siamo riusciti, grazie soprattutto al Premier, a portare il quartier generale dell'Agenzia Spaziale ad Adelaide, è stato, voglio dire, un elemento disegnato, voglio dire, identificato nel 2016. E poi ovviamente è importante per una nazione come la nostra, che ha perso tanti anni, oggi ritrovare lo spazio, identificare partner strategici per crescere. Dopo due anni il gruppo di esperti viene fuori con la sua strategia e le sue raccomandazioni al governo federale, e come voglio dire, vediamo che ci sono alcuni elementi che sono, voglio dire, li rivediamo nella prima, ma c'è una forte indicazione di One Voice, One Door. Questa è l'indicazione dell'Agenzia Spaziale, quindi questo è abbastanza importante. Così come anche per la prima volta vediamo questo Communicate and Spy, cioè quindi l'educazione che diventa abbastanza importante. E dopo due anni ancora abbiamo la strategia che è ancora attuale, quella che è attuata dall'Agenzia Spaziale, e vede quattro pillar: una l'internazionale, che avevamo visto sin dal primo, l'altro nazionale, dove intendono sostenere la maggiore spesa per l'attività di non solo ricerca ma anche implementazione, ovviamente la regulation, poi c'è il Inspire, che è Education Building Future Workforce. E su queste sette aree c'è il futuro dell'Australia, quindi questo è qualcosa che può interessare i nostri colleghi italiani, e sono appunto PNT, Position, Navigation and Timing, Earth Observation, Communication, Space Situational Awareness, R&D in generale, Robotic Automation and Access to the Space.
Su queste aree è chiaro che oggi si sta spendendo tutta l'attività dell'Agenzia Spaziale Italiana con quelle che sono, che noi consideriamo le technological roadmap. Cioè, in altri termini, c'è tutto un percorso che l'agenzia intende fare, quindi dall'identificare quali sono le aree tematiche e poi cercare di capire in che modo può essere implementata delle attività per la crescita dello sviluppo industriale in Australia. Lo spazio in Australia in questo momento rappresenta 800-900 aziende in totale, hanno una forza lavoro di circa 15.000 diretti impiegati e un revenue stimato per 5,7 miliardi di dollari australiani. Questo è molto importante perché si rifà alla presentazione dell'ambasciatrice. Nel 2016-17, quando nasce il concetto di agenzia spaziale, noi avevamo circa 10.000 diretti impiegati nel settore spazio con un revenue di circa 4 miliardi e l'obiettivo è appunto quello di triplicare, quindi di portare a 12 miliardi il fatturato, il revenue e 30.000 forza lavoro diretti impiegati nel 2030. Quindi voi potete vedere già da qui, dopo 2-3 anni, che questo target è sotto controllo. E ovviamente c'è molto da fare, perché dare ancora, far crescere, raddoppiare questo revenue è una sfida importante. Le aree tematiche qui sono anche abbastanza singolari, nel senso satellite communication, direct on to TV e anche un poco di Earth Observation non è fatto, non è prodotto, non è lavorato da aziende australiane, quindi questo è un po' è un target che intendiamo in qualche modo raggiungere, cioè vuol dire entrare in questi settori che sono prevalentemente dominio di aziende straniere. Invece sul Earth Observation Ground Station stiamo cominciando a lavorare, ovviamente Space Technology Manufacturing è tutto aziende australiane ed altro. Quindi questo è importante per capire in che modo l'Australia si sta muovendo, dove sta puntando. È importante questa lista. Nel giro di 2 anni, possiamo dire probabilmente 2 anni e mezzo, sono stati investiti dal governo federale 700 milioni di dollari e questi sono solo gli investimenti pubblici di Canberra. E quindi, come vedete, ci sono gli investimenti iniziali, e c'è un po' di tutto, no? Cooperazione internazionale con questi 15 milioni più 150 con la NASA, c'è la gestione, ci sono le infrastrutture, c'è l'education e ci sono i 55 milioni di dollari dati al Smart Sun CRC, i 26 al CCO e quello che è in più ai 700 milioni di dollari, ci sono i 10 miliardi che saranno spesi nel settore della difesa, nel settore spazio e di cui ci sono già alcuni satelliti dove è attivo l'interesse di aziende italiane come la Thales e anche Leonardo. In Stato Australia, giusto un piccolo cenno, abbiamo circa 100 organizzazioni, inclusi le 3 università, il più grande centro di ricerca nel settore spazio della difesa, il DSTG Group, e quindi abbiamo circa 1.500 diretti impiegati. Ma quello che è importante, che siamo abbastanza orgogliosi nell'evidenziare, che South Australia, Adelaide, è un po' l'epicentro del settore spazio in Australia. Abbiamo qui il quartiere generale dell'Agenzia Spaziale Australiana, abbiamo il quartiere generale dello Smart Sun CRC, abbiamo il quartiere generale Andy Thomas Foundation, ovviamente c'è l'Australian Space Discovery Center e il Mission Control Facility
che sono tutte organizzazioni nazionali che sono qui. Quindi è abbastanza interessante evidenziare questo, anche perché è un tacito invito alle aziende europee o americane che intendono investire in Australia, offrire un po' uno spaccato di quello che accade in Australia. Ed è un po' cosa ha fatto Sitel e anche Igeos, se non venire qui. Ora, un paio di slide per SmartSat. Ovviamente il professor Andy Coronis ne parlerà domani in modo approfondito, quindi io faccio una carrellata, ne abbiamo già parlato di questi 245 mila dollari che tendono a crescere, secondo me arriveranno a 300 milioni di dollari alla fine dei 7 anni, e abbiamo aziende, circa un centinaio di organizzazioni, ma quello che a me preme sottolineare è che quando noi abbiamo concepito l'idea dello Smart SaaS ERC, quindi io ricordo nel 2018, ovviamente eravamo pazzi nel sostenere questa idea, però devo riconoscere che aziende come la Leonardo, come Sitel, come Thales hanno creduto in noi e quindi sono parte di questo ecosistema. Questo è molto importante perché soprattutto per le aziende che vengono dall'estero è importante avere l'approccio giusto. E l'approccio giusto in un paese come l'Australia non è venire a vendere il proprio prodotto, il proprio servizio con una valigetta, ma l'approccio giusto è quello di investire, di coinvestire con le nostre aziende, con i nostri centri di ricerca, sviluppare delle nuove piattaforme, sviluppare dei nuovi servizi, dei nuovi prodotti insieme. E quindi in questo modo, voglio dire, va da sé che si è parte dell'ecosistema e quindi quando ci sono delle grosse opportunità si hanno contatti e capacità per rispondere a tender internazionali. Quindi devo riconoscere queste aziende che hanno creduto in noi e che con noi stanno investendo questa sfida per il futuro. Vabbè, domani parlerà delle tre aree tematiche, così come questo grafico molto importante che parla un po' del futuro delle aree tematiche, cioè all'interno della comunicazione, dell'Earth Observation, manufacturing, Advanced Manufacturing, Artificial Intelligence, ritroviamo tutto un percorso che noi vogliamo fare nel corso di questi 5 anni. E ovviamente potete vedere in alto a destra queste missioni. Noi vogliamo concentrare i nostri progetti, e ne abbiamo, come vedremo, già una cinquantina già approvati e finanziati, in tre aree, che è appunto il monitoraggio dell'acqua, il monitoraggio dei disastri ambientali come gli incendi e le alluvioni e il settore della difesa. Domani Andy parlerà in modo dettagliato di questo, ma soprattutto quello che vedo come opportunità sono queste scholarship che sono disponibili. Ne abbiamo approvate 30, ne dovremmo approvare ancora altri 32. E quindi voglio dire, le porte sono aperte a chiunque, l'importante è che il PhD venga fatto in Australia, ma possiamo sempre attivare dei joint PhD, delle co-tutel con università italiane. Quindi l'argomento principale domani di Andy sarà un po' legato a questo. Vi ho parlato prima della parte storica, no, di questi 4 anni, anche un po' per dirvi che il tutto è stato disegnato a tavolino, non è avvenuto casualmente. Quindi nel 2018 abbiamo voluto l'Agenzia Spaziale Australiana, nel 2019 lo Smart SaaS ERC e nel 2020 l'Andy Thomas Foundation. E quindi l'Andy Thomas Foundation nasce dal fatto di dover dare una risposta nel settore spazio alla parte educativa, cioè educare o sensibilizzare i ragazzi sin dalle scuole elementari, dalle scuole superiori, a considerare delle materie STEM, no? Quindi Science, Technology, Engineering, Mathematics. So, perché, voglio dire, la Knowledge Economy necessita sempre più
di skilled people. E qui voglio dire, ci sono numeri che attestano questo. E lo space è ovviamente è inspirations, quindi da ragazzini, almeno dalla mia età, eravamo tutti incantati a vedere l'atterraggio sulla Luna, dell'Apollo, quindi questo è qualcosa che ancora funziona oggi e quando si va nelle scuole, perché abbiamo ormai un anno di attività e stiamo lavorando con in questo momento con 18 scuole, cioè si vede la risposta dei giovani studenti quando si parla di spazio e di satellite. La nostra fondazione è no profit, è tax deductible, quindi tutti i soldi che riceviamo sono destinati all'attività di outreach and education. Abbiamo la visione di diffondere lo spazio nella nostra comunità, e questi non solo nella scuola ma anche nella comunità, quindi spesso siamo invitati in Rotary, Lions e spesso anche in case dove ci sono degli anziani che sono curiosi di capire in che modo spazio ha cambiato la vita di tutti i giorni. Quindi abbiamo tre elementi, forse è meglio sì, questa seconda slide, educazione, outreach, innovation, cosa facciamo in un primo settore, cosa facciamo nel secondo, cosa facciamo nel terzo. Il primo settore abbiamo avviato sette programmi, il primo è come lavoriamo con delle aziende e quindi promuoviamo la pipeline dell'inserimento dei giovani laureati nelle aziende. La seconda, diamo la possibilità undergraduate di partecipare a un corso professionale dove si parla di spazio. La terza è abbastanza importante, questo è destinato a crescere, sono tre borse di studio per coloro che con la laurea in ingegneria, fisica, chimica vogliono fare un anno di master e di honors. Questo serve perché è importante avere questo attestato prima di accedere al PhD, quindi molto spesso abbiamo visto nello Smart CSRC che i candidati a PhD non avevano i requisiti, e uno dei requisiti è appunto questo. Poi abbiamo sì, un'attività fatta anche con l'Italia, e quindi domani l'ingegnere professor Trenti parlerà di Spirit, che è un'attività finanziata dall'Agenzia Spaziale australiana, ma fortemente sostenuta dall'Agenzia Spaziale Italiana, e anche in questo caso provvediamo 5 borse di studio di $6,000 per giovani ingegneri o fisici che vogliono trascorrere un periodo di tempo all'interno delle aziende coinvolte nel progetto Spirits. Poi ancora abbiamo 9 prize per 9 scuole, scuole superiori. Poi abbiamo ancora un'attività per professional development per teacher all'interno delle scuole elementari, anche questo è molto importante, cioè bisogna anche sostenere l'educazione degli insegnanti, perché spesso si trovano da soli con queste tematiche che sono abbastanza complesse. E l'ultimo invece stiamo stimolando appunto con 4 borse di studio l'ingresso alla facoltà di ingegneria dell'Università di Adelaide, che si occupa prevalentemente di spazio e aerospazio. Ovviamente quando si parla di bring space in the community, no, questo è un po' quello che noi facciamo. Nell'ambito della crescita dell'ecosistema, il nostro forum, abbiamo già parlato, il prossimo è il 15 settembre e abbiamo queste tre aree tematiche. Ovviamente secondo noi i tempi sono maturi per pensare a satelliti piccoli, non CubeSat, ma 50-100 kg, quindi quello che fa esattamente
Sigile. Secondo me sono arrivati, il tempo è anche maturo per alcune aziende australiane di passare dalle CubeSat a small satellites. Abbiamo delle persone che hanno fatto la storia dei small satellites in Europa, in particolare in UK, quindi sono keynote speaker, quindi il programma sarà pubblicato alla fine di questa settimana sul nostro sito, quindi invito tutti coloro interessati a visitarlo e voglio dire, se siete interessati, a registrarvi. Poi abbiamo Earth Observation e poi Remote Operation. Perfetto, dunque se fra i partecipanti ci sono delle domande, avete visto come si fa? Si tratta di alzare la mano virtualmente, non so se fra altri organizzatori, mentre i partecipanti in caso raccolgono le idee, ci sono già una o due domande da porre all'ingegner Sasanelli, altrimenti come dicevamo, siccome siamo leggermente in ritardo, potremmo dare la parola a Sitael Australia, però assolutamente se questa presentazione ha già diciamo favorito delle domande, è bene farle anche subito eventualmente. Non pare che ci siano delle domande a caldo, in caso potete anche scriverle nella chat e più tardi nel prossimo slot di Q&A possiamo leggerle insieme. Dunque, se abbiamo collegato il dottor Pierluigi Pirrelli, Managing Director Operations di Sitael Australia, io darei la parola a lui. Sì, buongiorno, buongiorno in Italia e buon pomeriggio in Australia. Mi sentite? Perfettamente. Chiedo solo a Perfetto. Nicola di interrompere la condivisione delle sue slides. Sì, Perfetto. aspetta. Dovrebbe esserci un'icona stop sharing. Perfetto, adesso ci siamo. Ingegner Pirrelli, a lei. Eccomi. Vedete, ho cercato di prendere io la presentazione, giusto per appoggiare la mia presentazione a due slide. Non so se riuscite a vederle. Perfettamente. La Se slide. funziona, possiamo anche fare l'anteprima e vederla a tutto schermo. Sempre un po' un terno all'otto, ma vediamo. Va bene, io comunque inizio Prego. vi ringrazio per l'opportunità, saluto i tanti amici in Australia e in Italia che vedo collegati. Ecco, la Sitael, vorrei un attimino presentare la società per dare un minimo di contesto. La Sitael è una società che appartiene al gruppo Angel. È un gruppo industriale specializzato nell'alta tecnologia, si occupa e è impegnato in diversi settori, railway, ferroviario, Internet of Things, aviazione, rilevazioni fotogrammetriche e lo spazio è una delle ultime avventure del gruppo. La cosa che contraddistingue tutte queste società è la fortissima sinergia, perché comunque in ciascuno di questi settori il gruppo Angel è presente con prodotti e servizi di alta tecnologia. La Sitael ha diverse sedi in Italia, l'headquarter a Mola di Bari e poi ha sedi importanti e manufatturieri a Pisa e Forlì, degli uffici a Roma, a Milano e in provincia di Treviso. All'estero la Sitael è presente in Grecia con Sitael Hellas e naturalmente in Australia, come vedremo meglio con la filiale Sitael Australia. La gamma dei prodotti della Sitael, che scorreremo
brevemente, si concentra sulla realizzazione di satelliti, in particolare nel segmento dei mini satelliti, nella realizzazione di sistemi di propulsione elettrica per tutte le taglie di satelliti, nella elettronica di bordo, che è, diciamo, il nucleo originario della SITA e capacità di sistemi, di realizzare sistemi avionici, e l'ultima linea di prodotto è quella dei terminali satellitari in mobilità. Quindi brevissimamente una carrellata di prodotti, non entrerò nel dettaglio, ma è giusto per darvi un'idea dei sistemi avionici che abbiamo sviluppato nel corso del tempo e che ci hanno consentito di percorrere 25 anni di storia, partecipando a 28 missioni, per lo più internazionali, quindi in partecipazione con l'ESA e con la NASA. E a partire da queste competenze nei sottosistemi elettronici di satellite, ci siamo avventurati nella realizzazione satellite, del sistema satellite tutto intero, focalizzando la nostra attenzione sulla categoria dei mini satelliti, cioè per intenderci satelliti che vanno da 50-100 kg fino a 300 kg, qui vedete elencati i nostri sviluppi di punta. La scelta di focalizzarsi su questa categoria di satelliti rispecchia la forte impostazione di New Space Economy della SITA. La SITA nasce con il DNA della New Space Economy, perché riteniamo che le applicazioni dello spazio, i servizi dello spazio, siano maturi per poter essere portati direttamente alla fruizione da parte dei cittadini e di un vasto pubblico, oltre che continuare ad essere, a costituire asset strategico ovviamente per il paese sotto vari aspetti. L'altra linea di prodotto di cui vi parlavo è quella della propulsione elettrica, che ci vede impegnati un po' in tutte le taglie di propulsori. Vedete la cifra che contraddistingue il suo propulsore effetto Hall, quindi la sigla con la quale designiamo questi sistemi propulsivi è Hall Thruster, seguita da un valore che rappresenta la potenza impegnata, quindi si va dai 100 watt utili per la categoria dei mini satelliti, 100-400 watt, fino al 5 kilowatt che stiamo sviluppando per applicazioni tipicamente geostazionarie, per grandi satelliti geostazionari, e poi siamo attivi nello sviluppo, abbiamo fatto funzionare quasi primi al mondo un propulsore effetto Hall da 20 kW che potrebbe essere destinato eventualmente a missioni di deep space. La nostra forza in questo settore si basa sulle capacità di assemblaggio e di prova. Abbiamo la camera a termovuoto più grande in Europa e seconda al mondo, soltanto dopo una facility negli Stati Uniti, nella quale possono essere provati appunto i motori della propulsione, dei sistemi a propulsione elettrica a effetto Hall. Ultima arrivata nelle nostre linee di prodotto è quella delle telecomunicazioni satellitari, soprattutto in mobilità, per cui stiamo sviluppando una linea di antenne Hon-ARRI che consentono di connettere dispositivi mobili su treni, automobili, di connetterle con le costellazioni, con le nascenti costellazioni
in orbita bassa, quindi sono capaci di seguire il satellite nel suo percorso e agganciare, passando da un satellite all'altro, mantenere la continuità della telecomunicazione, per poi evolvere questa linea verso gli electronic steering array, e quindi noi crediamo molto in questa linea di prodotto, perché ci saranno tantissime applicazioni direttamente per gli utenti finali, per i cittadini. In Australia siamo nati insieme all'Agenzia Spaziale Australiana, quindi abbiamo costituito la società Citadel Australia nel 2018 e insieme all'agenzia ci siamo trasferiti nel Lot 14 appena i locali sono diventati disponibili, quindi siamo nel Lot 14 ormai da 2 anni, siamo stati tra i primi ad approfittare di questa opportunità importante di poter riunire uno stesso contesto le principali aziende aerospaziali. Noi crediamo molto nel fare sinergia con i nostri le altre società presenti in Australia. In particolare in Australia contiamo di sviluppare, di arrivare alla capacità di realizzare in loco interamente i satelliti della classe nella quale è impegnata la Citadel, quindi parliamo sempre di mini satelliti. Contiamo di poter realizzare, approfondire studi sulla propulsione satellitare e partecipare soprattutto alla ricerca e alle attività di ricerca e sviluppo, perché appunto, come ha sottolineato giustamente Nicola nella sua presentazione, l'Australia è un contesto nel quale è molto vantaggioso realizzare attività di ricerca e sviluppo. Ora, la nostra visione del settore australiano, del settore spazio in Australia, le ragioni per le quali noi abbiamo con entusiasmo avviato questa iniziativa in Australia, è perché sentiamo l'Australia molto vicina alle caratteristiche della Citadel. Il settore è giovane, o meglio, Nicola ci ha fatto vedere che in realtà la storia del settore spazio in Australia è abbastanza antica, però c'è un rinnovato entusiasmo in questi ultimi anni e quindi una fase di crescita degli investimenti. Le capability industriali presenti in Australia, un po' in tutta la catena del valore, diventano sempre più importanti. Ci sono delle opportunità di finanziamento nel settore della difesa. Una forza veramente di questo contesto che abbiamo potuto di cui abbiamo potuto avvantaggiarci è che esiste veramente una disponibilità di personale molto competente nello spazio, quindi è relativamente facile cooptare degli specialisti un po' in tutti i settori, proprio perché c'è una presenza accademica e di centri di ricerca molto forte. Vi dico subito che i costi del lavoro non sono un punto di forza, il costo del lavoro non è un punto di forza del settore australiano, perché il costo del lavoro è confrontabile a quello ovviamente di tutti i paesi altamente industrializzati. Quindi
In Australia, l'Australia per noi rappresenta soprattutto una opportunità di ricerca e sviluppo, in particolare poi domani ascolteremo dal professor Trenti la descrizione del progetto Spirit al quale partecipa anche la CITAE. La nostra presenza quindi è determinata da questo approccio New Space, cioè attraverso il cofinanziamento e l'iniziativa privata vogliamo riuscire a portare le nostre tecnologie sui mercati innanzitutto australiani e poi di tutto il mondo. In particolare abbiamo trovato una buona opportunità di collegamento con un'altra parte del mondo, con l'Asia, attraverso l'Australia è più facile creare delle collaborazioni anche con tutto il mondo in grandissimo fermento in Asia. Quindi la CITAEL, come ha ricordato anche Nicola, partecipa a tutte a contatti con tutte le istituzioni, è stata tra i primi membri dello SmartSat Cooperative Research Center ha stabilito rapporti con tutti gli altri attori presenti in Australia, sia grandi prime contractor come appunto Leonardo, Thales, con i quali ovviamente Airbus, con i quali ovviamente abbiamo fortissime collaborazioni anche in Italia e in Europa. Abbiamo costruito buoni rapporti con le società che sono basate sul venture capital, quindi Gilmour Space, Space Machine, Miriota e Fleet. Collaboriamo con Innovor, con Nova System e con le principali università dell'Australia. Ecco, questo in sintesi la testimonianza di CITAEL. Credo di essere rimasto nei tempi. Perfetto. Grazie mille per questa presentazione molto interessante sull'aspetto degli insider e di quello che voi diciamo anche apprezzate di questo contesto settoriale. Ora appunto abbiamo il piacere di accogliere Giorgio Mantegazza, l'ingegner Mantegazza, Managing Director di Leonardo Australia. A lei la parola. Sì. Buongiorno a tutti, buongiorno ambasciatrice. Grazie di questa opportunità. Ora proverò a condividere lo schermo, la mia poche slide. Ok, un secondo. Perfetto. Vedete la slide? Perfettamente. Ok, perfetto. Una brevissima panoramica, come penso che tutti voi siate a conoscenza di che cos'è Leonardo, una grossa azienda italiana che spazia in tutto il settore dell'aerospazio e presente in molte parti del mondo. Molto velocemente potete vedere, questi sono i dati del 2020, quindi siamo una società molto concentrata sull'innovazione e lo sviluppo di nuove tecnologie, e lo spazio è da sempre un elemento importante e fondamentale di allora Finmeccanica e ora Leonardo da qualche anno. Procedendo velocemente, vedete il posizionamento di Leonardo praticamente in tutte le regioni del mondo. Siamo circa 50.000 persone
e la presenza in Australia risale al 2007, il primo insediamento di Leonardo in Australia, con la nascita di quella che allora era Augusta Western Australia, che si occupava del supporto agli elicotteri. Successivamente è cresciuta la presenza di Leonardo nel 2013 con la creazione di quella che allora si chiamava Selex ES Australia, quindi una società legata al mondo elettronico e avionico. Nel corso degli anni queste due realtà sono cresciute e nel 2016 nel 2019 è stata creata Leonardo Australia come trasformazione di Augusta Western Australia, e nel 2020 abbiamo completato il merging delle due società, quindi oggi abbiamo un'unica entità legale, appunto, che si chiama Leonardo Australia, che ha il suo headquarter in Melbourne. Siamo presenti soprattutto nell'area elicotteri e elettronica in Australia, con progetti che hanno una copertura circa di una cinquantina di milioni di revenue all'anno, e stiamo sviluppando alcuni settori di importanza strategica per Leonardo, come il repair and overhaul del componenti per elicotteri. Un altro settore in cui stiamo investendo e in cui crediamo molto è appunto il settore spazio, che è appunto la ragione per cui oggi siamo qui. Io sto andando molto velocemente su questa parte introduttiva per focalizzare un pochettino l'attenzione, così come le indicazioni che abbiamo ricevuto, cosa vuol dire fare business in Australia, e dare un contributo, insomma, per quelle aziende italiane che vogliono entrare nella realtà australiana. Come detto dall'ambasciatrice Tardioli e anche dall'ingegnere Sassanelli, un elemento fondamentale che dobbiamo tenere conto è che tutte le aziende che vogliono intraprendere questa strada in Australia è la necessità di localizzare capability, no? Non solo vendere prodotti e servizi, ma è fondamentale garantire e trasmettere ai clienti istituzionali in Australia la volontà delle aziende di portare capability e quindi know-how in Australia. C'è una forte predisposizione da parte degli enti governativi verso questo tipo di collaborazione. Il Covid recentemente ha enfatizzato e ha dato molto più importanza verso questi aspetti, e quindi è fondamentale che le aziende si concentrino in questo settore. Noi, come Leonardo, facciamo parte del Smart CRC, abbiamo una nostra persona che è localizzata nel lot 14 ad Adelaide, e questa presenza ci consente di essere un po' a conoscenza e poter partecipare a tutti quelli che sono i programmi principali in Australia. Come detto precedentemente, non mi dilungo su che cosa facciamo, quali sono i nostri prodotti, perché probabilmente non basterebbero due giorni per andare nel dettaglio, però ripeto, è essenziale che ci sia questa volontà di portare know-how e tecnologia in Australia. Come detto dall'ingegnere Pirelli, c'è un buon background culturale e ingegneristico in Australia. È vero che comunque non è così distribuito uniformemente all'interno del territorio australiano, quindi è importante anche avere una idea su dove vorrei collocare i propri stabilimenti, le proprie sedi, per poter avere facile accesso a questa popolazione di ingegneri
e di ricercatori. Quindi questo è un altro elemento che deve essere tenuto in considerazione. È anche opportuno sottolineare il fatto che c'è disponibilità da parte di banche e istituzioni locali a aiutare le società, quindi con apertura di linee di credito e assistenza finanziaria in loco. Quindi è importante che le società abbiano un tipo di collegamento, un tipo di finanziamento, che le linee di credito consentono di sviluppare il proprio business in Australia. Penso che sia scontato, ma è importante comunque ricordarlo, che il supporto da parte dell'ambasciata, dei consolati e delle camere di commercio è molto apprezzato e attivo. Quindi dal nostro punto di vista possiamo dire che il contributo, come diceva l'ambasciatrice poco fa, del sistema Italia è importante e fondamentale. Noi come Leonardo stiamo in questo momento cercando di sviluppare il nostro business orientandoci sulle nostre interne capacità, che come probabilmente sapete sono legate a due joint venture che noi abbiamo con Thales, quindi sia Telespazio che Thales Alenia, ma anche sfruttando le nostre capacità interne in termini di sensoristica e tutti quegli equipaggiamenti che possiamo proporre sul mercato come hardware per i satelliti. Collaboriamo con le aziende locali e con le istituzioni internazionali, in particolare con Sitael, e riteniamo che appunto l'Australia e la regione sia un bacino importante per lo sviluppo di Leonardo e in particolare per la regione dello spazio. Quindi questo è più o meno lo spettro che una società che vuole investire, vuole crescere in Australia, si potrebbe trovare di fronte. Adesso, se ci sono domande specifiche, sarei ben lieto di rispondere. Bene, ringraziamo l'ingegner Mantegazza per quest'altra breve ma molto pragmatica e utile presentazione. Se ci sono delle domande o dei commenti anche da parte degli organizzatori, che vi ricordo sono l'Ambasciata d'Italia a Canberra, ICE Sydney, la Camera di Commercio Italiana di Sydney e anche ASI. Vediamo, forse una domanda, sì, vediamo. Bene, allora, una domanda da Remo Proietti. Allora, apro il suo microfono, prego. Buongiorno e buon pomeriggio a tutti. Sono Remo Proietti Zaccaria dell'Istituto Italiano di Tecnologia. L'Istituto ha aperto la divisione spazio nei scorsi mesi grazie a collaborazioni con l'ASI e con l'ESA. Ho seguito queste interessanti tre presentazioni che mi pare abbiano dato un'idea molto chiara per aziende orientate allo spazio interessate a insediarsi nell'ambito australiano. Non sono però riuscito a cogliere, ma magari sarà un tema del seminario di domani, quali siano le opportunità di collaborazione bilaterale di tipo ricerca per lo spazio. L'IT, ad esempio, ma anche altre università e istituti in Italia sviluppano tecnologia per lo spazio. Noi non sviluppiamo prodotti che poi andiamo a vendere o servizi di gestione satelliti. E quindi mi chiedevo, è previsto, vi è una visione che vada in questa direzione, ad esempio scuole, percorsi di dottorato condivisi, piuttosto che progetti condivisi di sviluppo tecnologico per lo spazio, che poi aziende australiane e italiane possono sfruttare ovviamente per il proprio business, per la propria crescita. Questa è la mia domanda. Grazie e arrivederci a tutti. Grazie a lei. Adesso inviterei... Prego. Penso di poter prenderla io questa domanda. Sicuramente sì, e questo è sui due livelli, sia sul livello di un'alta formazione, quindi parlavamo prima di joint PhD,
Quindi noi abbiamo lo Smart SaaS ERC che finanzia totalmente delle borse di studio per corsi di PhD in aree che sono considerate prioritarie. L'abbiamo visto prima quali sono le aree considerate comunitarie, quindi sia nel caso della Earth Observation, ma nel caso dell'Istituto Italiano di Tecnologia vedrei molto positivamente tutta l'attività sul machine learning, artificial intelligence, dove è abbastanza importante la collaborazione con un istituto come il vostro. Abbiamo circa $30,000 all'anno per 3 anni per ciascun studente che intende trascorrere qui in Australia presso una delle nostre università l'attività di dottorato, ma è anche pensabile di fare un joint PhD, un co-tutel con un'università. L'importante è condividere l'area tematica e anche il supervisor. Sulle aree di ricerca, a parte quelle che abbiamo individuato prima, no, nella slide c'era una dedicata alle roadmap tecnologiche, comunque sarà ripresa domani dal professor Coronius, quindi magari domani può avere una risposta molto più approfondita. Lì ci sono ben 7 aree che l'Agenzia Spaziale l'Agenzia Spaziale Australiana ha in essere, e anche in quel caso vedo molte attività di interesse, ma in quel caso il problema è la ricerca di finanziamenti, perché al momento l'Agenzia Spaziale, a parte quei $15 milioni che sono stati già tutti investiti, più i 150 che sono per Artemis, che sono dedicati un po' all'attività con gli Stati Uniti, ma si può anche triangolare perché anche l'Agenzia Spaziale Italiana è coinvolta in Artemis, quindi si può pensare a un progetto anche congiunto, non ci sono molte risorse. Pertanto le 7 aree che abbiamo evidenziato prima, che sono le PNT, le Space Situational Awareness, IO e anche il settore lancio, quali sono le aree considerate prioritarie? Non so se l'ho risposto in parte. Penso di sì, perché... Ok, grazie, sì. Grazie mille. Quindi nulla, se ci sono altre domande... Silvia, Andrea, prego. Se per il momento non ci sono altre domande, intervengo un secondo io. Volevo anzitutto ringraziare tutti quanti, l'ambasciatrice, ICE, Camera di Commercio, abbiamo come ASI voluto fortemente e collaborato con molto piacere all'organizzazione di questa iniziativa e di quella di domani. Ringrazio tutti gli speaker, Nicola e i 2 speaker industriali. E a proposito di questo, ecco, volevo dire, abbiamo pensato che fosse utile coinvolgere e chiedere un intervento degli speaker industriali per dare anche un'ulteriore opportunità, come possibile canale d'ingresso, ecco, nel mercato australiano per le imprese o anche gli enti di ricerca interessati a questo nuovo mercato. Pensiamo che ci siano davvero molte complementarietà con il settore australiano, che è in forte crescita. Noi abbiamo un spaziale molto consolidato, abbiamo, se vogliamo, anche un approccio all space, anche se noi siamo ormai proiettati anche su un discorso in space, perciò l'Australia, diciamo, è molto interessante anche per accelerare, volendo, questo processo verso i nuovi trend di new space. E da questo punto di vista penso che un elemento di interesse innovativo può essere quello anche dei canali finanziari. Come diceva Nicola prima, poco fa, ci sono questi 7 settori prioritari, ma le modalità di partecipazione non sono sempre quelle tradizionali della partecipazione alle gare, come sono abituate le aziende o gli enti di ricerca nel contesto italiano. Si partecipa alle gare che vengono emesse dall'ASI o dall'Agenzia Spaziale Europea o altri enti. Nel caso australiano l'approccio è un po' diverso, un po' innovativo, e soprattutto c'è un discorso di vivacità anche dei canali finanziari, probabilmente molto più vivace rispetto al contesto nazionale. Mi piaceva, diciamo, avrei piacere se potessi
attimo approfondire leggermente anche questo aspetto. Vi ringrazio. Grazie a te. Chi pensa di poter rispondere? Io posso provare, nell'ambito dell'attività di ricerca ci sono dei programmi nazionali e per esempio sia Pierluigi che Giorgio hanno evidenziato le attività del CSIRO, che è un ente, è il principale ente di ricerca, che ha un'attività di collaborazione con il CNR e in questo ambito ci sono anche delle attività di collaborazione che prevedono del coinvolgimento del settore spazio. Per esempio faccio riferimento all'Earth Observation, quindi in quel caso io ricordo ai miei tempi, ma forse Anna Maria può essere più precisa, c'era un accordo di collaborazione tra CNR e il CSIRO che prevedeva delle borse di studio, degli scambi. Poi il GeoScience Australia è attiva ed ha un ente di riferimento italiano anche, non so se ci sono dei finanziamenti ad hoc. E poi speriamo per il futuro, perché noi stiamo lavorando, è un'anteprima, con la Fondazione Amalfi, no? E quindi noi generiamo delle borse. Quindi vorrei vedere un po' un eventuale accordo che stiamo studiando con la Fondazione Amalfi, se in qualche modo prevediamo delle risorse che sono finalizzate a attività congiunta, e quindi anche in quel caso si parla di master o di honors. Poi una volta, e poi non so, voglio dire, l'ambasciata in che modo può intervenire dal punto di vista economico, ma presumo che l'attività di promozione è quella che loro si preoccupano principalmente. Io poi sono convinto, e domani verrà fuori anche con Andy Coronios, l'importante è avere le idee chiare di quello che si vuole fare in termini di se c'è un progetto di interesse. Io ritengo che si trovano le organizzazioni disposte a finanziarlo, sia da una parte che dall'altra. Spesso invece avviene il processo inverso, no? Ci sono dei bandi, cerchiamo di rispondere. Invece la mia esperienza, soprattutto come ha detto scientifico, quando ho fatto in passato, laddove ho visto delle attività di collaborazione decise, determinate, sono state sempre finanziate. Per esempio c'è una bella attività in corso con l'Università di Pisa e il Dipartimento di il DSTG, che è il Dipartimento di Science and Technology della Difesa, qui, che è un'attività storica che funziona da anni nel settore dei radar e soprattutto dei SAR. E quella, voglio dire, si finanzia da sola, perché entrambi le istituzioni sono interessate. Quindi, voglio dire, se posso contribuire a questo dialogo, identifichiamo le attività di collaborazione di punta che noi vogliamo in qualche modo che possano essere sviluppate, poi le risorse in qualche modo si trovano. Bene, ringraziamo l'ingegner Sasanelli. Sono arrivate nel frattempo tre alzate di mano in ordine dall'ambasciatrice, a cui do la parola, e poi abbiamo l'ingegner Pierrelli e Rachele Grassi. Prego, ambasciatrice. Grazie, in realtà parlerà più che altro la nostra addetta scientifica, la dottoressa Anna Maria Fioretti, per un aggiornamento sullo stato del
della convenzione dell'accordo CSIRO e CNR. Prima di passare la parola ad Anna Maria, devo dire che purtroppo l'ambasciata può sostenere per quello che riguarda la presa di contatti, le facilitazioni sul terreno attraverso non solo l'ambasciata ma il sistema Italia, come ho ricordato prima, consolati, ICE, camere di commercio eccetera, ma non abbiamo fondi nostri da mettere a disposizione. Questo lo dico per evitare, diciamo, malintesi. Naturalmente poi la ricerca di finanziamenti sul terreno è una cosa che richiede innanzitutto, come ha detto adesso Nicola, di partire da un progetto e dopo, partendo dal progetto, si costruisce, si cerca, si va a caccia delle manifestazioni di interesse. Questo può avvenire in varie diciamo, settori, sia da quello produttivo di cui abbiamo parlato prima, ma anche ricerca e sviluppo e così via. Una cosa che vorrei dire prima di chiedere a Anna Maria di prendere la parola è che purtroppo spesso ci dimentichiamo, io per prima, di segnalare anche la grande presenza di persone, personalità italiane o italo-discendenti, australiani di origine italiana, eccetera, o anche italiani qui trasferiti, vedrete domani quanti cervelli stanno qui, che comunque sono un ponte naturale anche per individuare poi partner interessati e conseguentemente anche fondi di finanziamento, perché la chiave di volta, l'abbiamo detto tutti, l'avete detto tutti, è il partenariato, la partnership, che è quello che interessa essenzialmente, normalmente è normale, interessa a tutti, ma in particolare l'Australia in questa fase. Chiedo ad Anna Maria un attimo di rispondere sul punto sollevato da Nicola e poi per tutta la parte diciamo ricerca, finanziamenti eccetera, vedo che insomma le persone più al dentro di questo, cioè camere di commercio e ICE, penso potranno anche loro dare un contributo per rispondere alla domanda posta. Grazie. Bene, grazie. Allora salutiamo anche l'addetto scientifico dell'ambasciata, dottoressa Anna Maria Fioretti, prego. Eccomi qui, sul commento di Nicola per quanto riguarda le collaborazioni tra CNR e CSIRO, siamo in fase di negoziazione del rinnovo dell'accordo bilaterale. Ciononostante rimangono validi, rimane valido la short term mobility, cioè ricercatori italiani che vogliano venire in Australia sia per lavorare con delle università, sia per lavorare col CSIRO, ricercatori del CNR, dico, possono accedere alla Short Term Mobility, che è un programma che permette di venire per 21 giorni a un ricercatore CNR in Australia, oppure di far andare in Italia un professore, un ricercatore australiano per, mi pare siano 10 o 15 giorni. Quindi questo è ancora valido perché non dipende da un accordo bilaterale, mentre per gli accordi appunto stiamo cercando di rinnovare quello che è recentemente scaduto. Ecco, passo la parola. Grazie mille Anna Maria. E quindi io darei la parola all'ingegner Pirrelli, se aveva un altro commento o voleva integrare una risposta. Sì, no, volevo portare una testimonianza in merito alla possibilità di reperire dei finanziamenti per le attività di sviluppo tecnologico e anche di sviluppo dei prodotti. Io posso testimoniare che la presenza di capitali privati, in particolare l'attività dei venture capitalist in Australia, è sicuramente più favorevole che non in Europa, direi. L'attitudine al rischio degli investitori privati in Australia è molto più simile a quella dei paesi anglosassoni che non a noi altri europei. Quindi io adesso non posso entrare nei dettagli di quello che stiamo facendo, però abbiamo delle ottime opportunità sotto questo aspetto in Australia che probabilmente non avremmo avuto in Italia.
Quindi venture capital, teneteli d'occhio. Grazie mille. Quindi ci stiamo avvicinando veramente alla conclusione. Vedo la mano alzata di Rachele Grassi della Camera di Commercio Italiana a Sydney. Prego. Grazie mille Andrea, solo un breve commento prima di chiudere definitivamente. Credo ovviamente vorrei ringraziare i nostri partner di oggi, l'Ambasciata d'Italia a Canberra, l'Italian Trade Agency ICE Sydney e ovviamente il nostro partner istituzionale ASI, oltre ai nostri soci e speaker di oggi. Un commento che mi è sorto e che in qualche modo credo che le aziende di oggi abbiano intuito è che l'Australia è un paese che offre diverse opportunità, ma non è un paese che si prova, tra virgolette. È un paese in cui ha senso, come è stato detto, come ha ribadito anche l'ambasciatrice e Nicola Sasanelli, approcciare con un progetto e con un'idea studiata in qualche modo per il mercato specifico. E qui sicuramente sia noi che l'Italian Trade Agency dice in collaborazione con l'ambasciata possiamo sicuramente aiutarvi ad approcciare il mercato da un'angolazione piuttosto che da un altro. Detto questo, siamo molto felici di continuare a lavorare in questo settore e quindi per qualsiasi cosa rimaniamo a disposizione. Grazie a tutti. Grazie. A questo punto io darei la parola alla dottoressa Paola De Faveri, Trade Commissioner dell'ufficio ICE di Sydney, responsabile sia per Australia che Nuova Zelanda. Prego. Salve a tutti. Io chiudo aggiungendo un'altra riflessione. Il fatto è, tenete sempre presente, perché siete in Italia, che l'Australia ha una valenza anche quale ponte e punto di collegamento per tutta l'area, perché l'Australia è un paese avanzato in un'area molto interessante per le aziende italiane da tutti i punti di vista. Questo è stato detto dai nostri relatori e direi che vale la pena fare un'ulteriore riflessione anche su questo vantaggio che un paese come l'Australia offre alle aziende italiane. E vorrei chiudere ringraziando soprattutto le aziende italiane che si sono collegate stasera e che stamattina per voi e che spero si collegheranno anche domani, e vorrei anche sottolineare, ribadire quanto detto in apertura dell'ambasciatrice. Queste attività che il Sistema Italia, che si compone dell'ambasciata, delle Camere di Commercio in Australia e dell'ICE di Sydney, perché in Australia abbiamo un unico ufficio, è un progetto di promozione del settore a favore delle aziende italiane che prosegue. E non abbiamo intenzione di fermarci, stiamo esplorando diverse possibilità e diversi ambiti di interesse per voi e quindi vi posso anticipare che, come detto anche dall'ambasciatrice, continueremo partecipando anche all'Australian Business Forum di Adelaide e a breve arriverà entro la prossima settimana una circolare informativa e questa, diciamo, è la nostra forma di contributo e di supporto a voi nella presenza in questo paese. Purtroppo le frontiere sono chiuse, ma organizzeremo questa partecipazione in maniera tale da valorizzare la vostra presenza e il vostro contributo. Vi saluto tutti, grazie a tutti, grazie ai relatori, grazie alle nostre aziende e grazie all'ambasciatrice. Buonasera. Buona giornata per chi è in Italia. Buonasera. A domani. Esatto, stessa ora, stessa piattaforma. Ormai già testata, dovremmo essere tutti più rilassati domani. Dunque ci vediamo. Buonasera, domani. Buona giornata. A presto, grazie a tutti. Arrivederci. Grazie, arrivederci.